Le due più grandi multinazionali dell'acqua, Suez e Veolia, dopo 25 anni di gestione, perché assolutamente inefficiente e con costi elevatissimi, e ha deciso di ripubblicizzare, trasformando la società in un EPIC. L'EPIC è l'analogo francese dell'azienda speciale, quindi non qualcosa di rivoluzionario, ma un qualcosa che attiene alla realtà. La gestione privata ha fallito, si riprende l'amministrazione comunale e la municipalità la gestione del servizio idrico. Così ha fatto Napoli. Beh, il decreto Madia sui servizi pubblici locali vieta questa possibilità, che era stata riabilitata in Italia proprio dal referendum, che aveva detto si possono utilizzare tutte le forme di gestione, ma è evidente che poi, diciamo, si dovrebbe privilegiare quella pubblica. Ecco, il decreto Madia lo vieta anche per l'acqua. Per la forma di gestione, diciamo, che rimane un po' pubblica, che è l'SPA a totale capitale pubblico, quindi una società per azioni, le cui azioni, quindi il cui capitale è detenuto interamente al 100% dagli enti locali, che è una forma ibrida, diciamo, del pubblico, si costruiscono una serie di vincoli e paletti. Uno di quelli che ha ricordato Enrico è il fatto che se un ente locale o degli enti locali fanno una scelta di questo tipo, dell'SPA totale capitale pubblico, beh, il piano economico finanziario deve essere asseverato da una banca. Cioè, come a dire che se tu fai una scelta di questo tipo, la banca ti deve dare l'ok. Se fai la scelta di una gara, quindi di una società misto pubblico-privata in cui per esempio il comuni o i comuni detengono il 51%, la banca può entrare con il capitale come capitale, ma non deve asseverare un bel nulla. E questo crea evidentemente una disparità nella scelta. Inoltre, praticamente si dice che, incredibile, ma che quel poco che rimane di finanziamento pubblico per i servizi pubblici locali, quindi finanziamenti e stanziamenti statali, vengono dati in via prioritaria a quegli enti locali che hanno scelto la gestione tramite gara, ovvero a chi ha scelto i privati. Cioè si danno dei premi a chi sceglie la privatizzazione. E quindi è evidente che si crea una disparità con quelli che scelgono quella forma ibrida di pubblico. In ultimo, si dice che nel calcolo della tariffa uno dei criteri da tenere in considerazione e che serve per il calcolo è l'adeguata remunerazione del capitale investito, esattamente la stessa identica dicitura che 27 milioni di italiani hanno deciso di espungere con il referendum. Allora qui è evidente che c'è qualcosa che non torna e che ritorna a quello che diciamo, ho provato a dire all'inizio, ovvero c'è un totale asservimento e subalternità a quelle che sono logiche esclusivamente monetariste, ma che sono, diciamo, c'è una subalternità anche a quelle che sono gli interessi economici rispetto alla gestione di, per esempio, di servizi essenziali come l'acqua e come tanti altri. E anche il governo attuale non è da meno rispetto a tutto ciò. Per arrivare a chiusura, lo scandalo che abbiamo visto, di cui tutti hanno parlato e che ha fatto, diciamo, riemergere il tema delle trivellazioni, sebbene su terra, lo scandalo che ha coinvolto e ha portato alla dimissione della Guidi, è evidente che ci parla di questo. Cioè ti parla di un ministro che, diciamo, si mette d'accordo con il proprio compagno che è, diciamo, interno a certe dinamiche negli appalti che riguardano lo sfruttamento petrolifero in Basilicata. È evidente che c'è un asservimento a quelle logiche lì, da chi dovrebbe invece essere il controllore, chi dovrebbe legiferare nell'interesse collettivo. Certo che se si mette, diciamo, a guardia del pollaio la volpe, mi sembra poco strano che si arrivi a questo. Si sono pesciani, no, i massimi esponenti di Confindustria. È evidente che se lo metti a fare il ministro dello sviluppo economico, non è che, diciamo, i suoi amici se ne dimentica quando arriva, diciamo, a poter decidere certe cose. E quindi, diciamo,
Questa è un po' purtroppo la logica dilagante e questo è quello che credo che dovremo combattere anche a partire da domenica prossima e quindi andando a votare. Per me andando a votare sì, poi secondo me ognuno fa la propria scelta, ma l'importante secondo me è non farsi sottrarre uno strumento di democrazia. E quindi torno alla questione che secondo me è centrale, il fatto che ci dobbiamo riappropriare del diritto di decidere su quello che riguarda gli interessi collettivi, che non possono essere lasciati nelle mani di qualcuno che invece copre interessi privati, non di una parte sola. Grazie. Scusa. Vorrei fare una cosa, se vuoi dire qualche cosa. Sì, visto che ringrazio per le riprese che tra l'altro Angelo Cristofanelli ci fa gratuitamente e spero che continuerà sempre. Visto che è esperto di referendum, no? È vero che il referendum è abrogativo, ma se poi un cosiddetto governo mi rintroduce quello che 27 milioni hanno votato contro, ma è possibile che non c'è una sanzione? No, c'è una sanzione, nel senso che questo lo fece per esempio Berlusconi, The Record, a metà agosto del 2011 fece il cosiddetto decreto di Ferragosto, quindi 2 mesi dopo il voto e 20 giorni dopo che erano usciti i decreti presidenziali, che sono quelli che ratificano il voto a un referendum. Cioè, di fatto il Presidente della Repubblica fa uscire un decreto in cui dice quella norma è cancellata perché hanno votato tot persone sì al referendum. Beh, Berlusconi a metà agosto fece un decreto, il decreto 138, in cui reintrodusse le stesse identiche norme abrogate dal referendum, quelle che erano il decreto Ronchi, il primo quesito, facendo la furbizia che tolse il servizio idrico e quindi dicendo il referendum era stato sull'acqua, io elimino il servizio idrico da questa nuova normativa ma reintroduco pari pari, dimenticandosi che l'articolo che abbiamo abrogato riguardava tutti i servizi pubblici locali, quindi lui di fatto aveva reintrodotto la stessa norma abrogata. Penalità? Penalità è... Allora, il problema è come si fa ad arrivare davanti alla Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale può decidere se c'è una violazione della Costituzione su questo tema, e in quel caso furono delle regioni che fecero ricorso alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale l'anno successivo, a luglio del 2012, emise una sentenza, la 199, in cui diceva che quella norma fatta ad agosto dal governo Berlusconi era incostituzionale perché proprio ledeva l'articolo 75 della Costituzione e quindi lo strumento del referendum, perché reintroduceva nella normativa la stessa norma abrogata. Quindi c'è una forma di... Allora si può fare anche contro il decreto Madia. Ora si può fare anche in questo caso. È evidente che, oltre al fatto che sono passati quasi 5 anni, ma poi bisogna trovare, diciamo, un espediente per arrivare a sollevare la questione di fronte alla Corte, perché non è che uno di noi si alza e fa un ricorso alla Corte, un cittadino non può fare un ricorso alla Corte, cioè o una regione oppure tramite un ricorso a un tribunale ordinario far sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma, ma devi dimostrare che quella norma è un tuo diritto, che è un po' complicato. Insomma, cioè, nel senso, ci sono delle strade, ma non è automatico, cioè non è che la Corte si attiva appunto in automatico rispetto a cose di questo tipo, bisogna arrivarci. E quindi quella sarà una delle strade, laddove questo decreto, che non deve essere convertito, ma entrerà in vigore a giugno, laddove entrasse in vigore con questa versione. Il governo può ancora cambiarlo perché devono uscire i pareri della conferenza unificata Stato-Regioni e deve uscire il parere del Consiglio di Stato e devono essere dati i pareri dalle commissioni parlamentari competenti. Quindi noi stiamo facendo un lavoro di pressione avviando una campagna, anzi poi vi invito a firmare una petizione
proprio che parla, diciamo, di questo, che dice no a questo decreto e sì invece all'approvazione della legge, la legge di iniziativa popolare come l'avevamo scritta nella versione originaria. Ci sono anche moduli di raccolta firme per quelli che sono i referendum sociali, di cui è partita la campagna di raccolta firme la settimana scorsa su scuola pubblica. Trivelle zero, c'è cioè un quesito che va oltre il quesito del 27 e che arriva a eliminare le trivelle come strategia di ricerca di combustibili fossili anche oltre le 12 miglia e anche in mare, e uno sul no agli inceneritori, volendo si può, poi potete firmare qui. E quindi l'azione è per far dare dei pareri contrari a questo decreto da tutte le istituzioni che ho elencato. È evidente che poi ci deve essere la capacità recettiva da parte del governo. È stato visto con il Jobs Act, anche le commissioni parlamentari hanno espresso pareri negativi o comunque critici su quelli che erano i decreti attuativi del Jobs Act. Il governo se ne è fregato altamente. Quindi è evidente che va costruita una mobilitazione, una campagna di informazione e sensibilizzazione anche su questo, per far pressione appunto sul governo per farlo tornare indietro su questo. Grazie ancora.